La prima prova su strada del 2012 è tutta all'insegna del lusso e della raffinatezza. Valori che rappresentano in pieno il brand Infiniti e in special modo il suo crossover EX. La nostra redazione ha potuto provarlo nella variante Black Premium, con motore a gasolio 3000 V6 da 238 cavalli, con una velocità di punta di 221 km/h e uno scatto da 0 a 100 in 7,9 secondi. Ecco le nostre impressioni. Amici di Safe Drive, per la prova della settimana saliremo a bordo di Infiniti EX 3 litri diesel, la SUV di casa Infiniti. Ricordiamo che il marchio fa parte del brand di lusso di casa Nissan, dunque un gruppo che da tanti anni è presente nel settore delle 4x4 e arriva anche nei SUV con una vettura decisamente confortevole, con un prezzo d'attacco interessante, un po' la politica di casa Infiniti. Questa versione particolarmente accessoriata, chiamata Black Premium, costa poco più di 60.000 euro, ma mette a disposizione una verniciatura particolare, un cerchio in lega 19 pollici, tanti accessori, dal tetto apribile elettricamente a un impianto di bordo, sia a livello hi-fi, multimediale, ma anche a livello di dotazioni come gli interni in pelle di riferimento. Questa versione è disponibile in Europa in soli 150 esemplari, dunque una vettura particolarmente ambita. E una piccola chicca, pensate, Infiniti regala anche una card, la card 5C, che permette di entrare in una ristretta elite di clienti che possono soggiornare gratuitamente almeno una notte con una cena e colazione in un relais e chateau, dunque entra in una certa esclusività che è caratteristica del marchio giapponese. La posizione di guida è leggermente sopraelevata, come tutti i SUV. In un SUV che supera i 4,60 m è importante avere tutto sotto controllo, sedili sufficientemente avvolgenti, il divanetto posteriore occupa senza nessun problema 4 posti, il quinto deve un po' adattarsi a una console centrale abbastanza ampia, però direi che il comfort è discreto anche per l'eventuale quinto passeggero. Mentre la capacità di carico, il bagagliaio è forse l'aspetto meno importante di quest'auto. Dobbiamo accontentarci, se viaggiamo in 4 persone, di 340 litri di carico, che possono diventare 1175 nell'eventualità si abbatta il divanetto posteriore. Una limitazione data dalla struttura tecnica della vettura. Ricordiamo che quest'auto ha un livello di sospensioni quasi da sportiva. Questa vettura è una vettura di sostanza, una vettura che sfiora i 20 quintali con questo 6 cilindri turbo diesel che eroga la bellezza di 238 cavalli a 3750 giri, ma più che la potenza massima è la coppia di 550 Nm erogata a partire da 1750 giri. Dunque Infiniti EX, la risposta giapponese ai SUV tedeschi, una vettura decisamente particolare a partire dalle forme quasi da coupé, un abitacolo che non risente però di queste forme limitate se non nel bagagliaio. Per contro, grande prestazione, grande comfort grazie a questo turbo diesel con tanta coppia, ma anche un turbo diesel fluido da utilizzare in ogni situazione, estremamente confortevole, eccezionale il cambio automatico a 7 rapporti, una trazione integrale che si ripartisce automaticamente grazie a una centralina elettronica che può spostare la coppia dal 100% alle ruote posteriori, al 50% sui due assi, dunque tanta sicurezza in ogni situazione, 238 cavalli, full optional, a partire da poco più di 61.000 euro.